Esattamente un anno fa, i dirigenti di Apua Pharma, l'azienda del comune di Carrara che ha in carico la custodia e la manutenzione dei cimiteri, garantivano che a partire dalla fine della scorsa estate sarebbero partiti i lavori di installazione graduale di appositi dissuasori per i piccioni, già finanziati dal comune, dicevano. Dunque una soluzione pareva vicina. A giudicare da quel che si vede tra i padiglioni del Camposanto di Turigliano, tuttavia, non solo nulla è cambiato, ma il livello di sporcizia è addirittura peggiorato. Ce lo confermano i tanti cittadini che ogni giorno si recano a rendere omaggio ai propri cari e si trovano davanti a uno scempio, quasi una profanazione, visto che le lapidi dei poveri defunti sono interamente ricoperte di escrementi alla cui rimozione nessuno provvede. E non manca chi tenta di uccidere i piccioni, talvolta con successo, lanciandogli addosso quel che capita a tiro. Gli operai del cimitero si limitano a rimuovere le carcasse degli animali, ma della pulizia non se ne occupano, affermano che non è compito loro. Eppure basterebbe così poco, perché esistono vari tipi di sistemi antivolatile, dai congegni elettrici, tecnologici e alimentati da piccoli pannelli fotovoltaici, a quelli meccanici, fra cui gli economici dissuasori a spilli che erano stati promessi qui a Turigliano, tra l'altro i più usati e caldeggiati dagli enti protezionistici, poiché totalmente innocui. Ricordiamo che il piccione è portatore di circa 60 malattie, alcune delle quali mortali, contagiose per l'uomo e per gli animali domestici, i cui agenti patogeni vengono trovati nei loro escrementi. È quindi un problema di salute pubblica da monitorare accuratamente ovunque si presenti, non solo nei cimiteri. Chissà che non sia proprio il malaugurato scoppio di un'epidemia a convincere chi di dovere a prendere i tanto attesi provvedimenti. Nei prossimi giorni cercheremo di parlare con la direzione di Apua Pharma. Intanto diamo un'occhiata alla pulizia del parcheggio qui sopra. Alcuni cittadini ci hanno appena segnalato che qualcosa non va.